Riprendiamo i lavori del pomeriggio, vi ringrazio di essere stati puntuali, invito a sedervi e così riprendiamo. Bene, spero che abbiate recuperato anche un po' di energie per affrontare il resto della giornata che è ancora lunga, questo per mettervi subito di buon umore, no? E sentirvi pronti per. Passo subito la parola a Chiara Viano, un architetto della nostra associazione, che vi presenta una cosa a cui noi teniamo molto, che è il premio Mi muovo per la città. Grazie, ben rientrati. È un momento importante per noi che ogni anno durante il seminario viviamo. Come associazione, appunto, abbiamo istituito questo premio, un premio simbolico, Mi muovo per la città, che ha il duplice significato. Un conto, appunto, muoversi in maniera sostenibile, attiva, come portiamo avanti come associazione, ma dall'altra parte anche muoversi per la propria città, quindi attivarsi all'interno della propria città. È un premio che riserviamo ai giovani e ogni anno in occasione del seminario appunto lo diamo a un gruppo di ragazzi e ragazze che si sono attivati negli anni precedenti all'interno di alcune attività e di progetti che come associazione portiamo avanti. Quest'anno siamo contenti di premiare un gruppo di ragazze e ragazzi del liceo Alfieri, che sono qui presenti in sala. C'è un rappresentante con la professoressa che invito a raggiungerci. Con il liceo Alfieri, collaboriamo da 2 anni in un progetto chiamato il progetto Outdoor. Benvenuto, benvenuta alla docente Maretto. I ragazzi appunto si sono attivati sugli spazi aperti all'interno della loro scuola, sugli spazi pubblici intorno alla loro scuola e su alcuni giardini del quartiere. Con loro abbiamo lavorato, grazie, in un percorso partecipato di analisi degli spazi intorno alla scuola, la costruzione di un grande plastico che ha permesso poi di ascoltare, consultare, ascoltare tutte le idee e le opinioni della scuola, del liceo Alfieri. E poi si sono attivati appunto per la progettazione e riqualificazione, la progettazione di una riqualificazione per alcuni degli spazi intorno alla scuola. Invito anche Enrico Foietta, coordinatore alla cultura della circoscrizione 8, che appunto come circoscrizione ci hanno supportato nel portare avanti questo progetto. Volete dire 2 parole? Vi lascio il microfono. Sì, buongiorno. Allora, il progetto è iniziato 2 anni fa. E il primo anno ci siamo, come detto, dedicati al giardino della nostra scuola. Abbiamo fatto quel plastico lì, nella foto. Invece nel secondo anno, l'anno scorso, abbiamo lavorato sui giardini della circoscrizione intorno a noi, primo tra tutti il giardino Anglesio, che è anche progetto di quest'anno, la sua seconda parte, e ringraziamo ancora per la possibilità che abbiamo avuto di partecipare a questo progetto. No, io volevo solo dire che l'esperienza per me è molto costruttiva, perché fare esperienza di cittadinanza attiva per i ragazzi è un momento fondamentale, secondo me, per la crescita e si sono veramente misurati rispetto a questo impegno e hanno, secondo me, anche raccolto un'esperienza molto positiva. Prima di tutto perché sono usciti per la strada, hanno incontrato i cittadini, hanno avuto modo di raccogliere anche il sentire dei passanti. Quindi questa esperienza molto concreta li ha legati a non la teoria, ma a quello che si vive quotidianamente. E quindi questo progetto, ringrazio l'ACUB che ci aiuta e ci sostiene da quindi diversi anni. Quest'anno inizieremo di nuovo, no? Una nuova fase e effettivamente si vedono i risultati perché, ad esempio, vi cito una piccolissima cosa,
diversi rappresentanti di istituto che hanno candidati alle elezioni dei rappresentanti di istituto hanno messo come punto del loro programma la riqualificazione degli spazi interni, la vivibilità degli spazi esterni alla scuola, e quindi questo vuol dire che si è creata una sensibilità rispetto a queste tematiche molto concreta, e quindi tutti adesso se ne vogliono far carico, e per me questo è veramente un grosso risultato. Grazie. Grazie, ma semplicemente che noi come circoscrizione abbiamo patrocinato fortemente questo progetto, abbiamo partecipato a vari momenti di discussione sia con i ragazzi ma anche all'interno della stessa circoscrizione per comprendere come potevamo anche come dire, calare nel reale delle proposte che c'erano state fatte. Quando la politica ascolta e riesce a interfacciarsi con tutte le generazioni, e secondo me questo è importantissimo, soprattutto quando abbiamo visto l'entusiasmo con cui si vuole trasformare anche solo un pezzo della città, quella più prossima magari ad un luogo in cui comunque si vive tanto del proprio tempo, si arriva a stare anche a scuola 7-8 ore. Vuol dire che rendere più bello e più vivibile uno spazio così vicino e in cui si sta molto, vuol dire prendersi cura della collettività. Ed è questo il senso profondo di fare politica, che secondo me deve anche portare queste nuove generazioni a partecipare. Il fatto di riuscire ad aver previsto nel nostro bilancio passato del 2023, ma anche quello del 2024, un po' di arredi all'interno del bilancio circoscrizionale va in questo senso, quindi siamo fortemente contenti che questo progetto continui e siamo pronti a collaborare ancora negli anni prossimi. Grazie. Grazie, vi leggo le... Sì, ok. Intanto adesso consegniamo veramente il premio, c'è proprio una consegna. Prima della consegna del premio vi leggo le motivazioni del direttivo, che il direttivo dell'associazione riporta. Conferiamo il premio Mi muovo per la città edizione 2024 alle ragazze e ragazzi del liceo Alfieri per essersi mossi attivamente per gli spazi vissuti quotidianamente da tanti giovani e da tanti cittadini del quartiere. Gli spazi intorno alla vostra scuola sono spazi difficili, trafficati, rumorosi. Premiamo il vostro impegno nell'aver continuato a sognare e proporre uno spazio diverso, più sicuro, più sostenibile e più vivibile. Come premio? Prego. Vi consegniamo due racchette da ping pong e delle palline e un sostegno economico di un valore di 200 euro per, appunto, alla scuola, per poter poi acquistare un tavolo da ping pong e poterlo utilizzare nei vostri spazi e negli spazi del quartiere. Vi lascio anche l'attestato. Grazie a voi. Grazie mille. Non vi offendete, ma visto che arriviamo direttamente da scuola. Buon pomeriggio. Bene, grazie ancora al Liceo Alfieri e alla circoscrizione. Siamo molto contenti, soprattutto saremo molto contenti di vedere poi gli arredi che risponderanno alle proposte che i ragazzi hanno fatto nei mesi scorsi e che insomma sono state, come diceva Chiara, oggetto di tante riflessioni, discussioni e anche incontri con la circoscrizione per arrivare, diciamo, ad un progetto il più possibile condiviso, che tra l'altro, ecco, ci tengo questo a sottolinearlo,
non è solo nell'interesse degli studenti, cioè il fatto di riuscire a rivitalizzare gli spazi attorno alla scuola significa restituire poi degli spazi a tutto il quartiere, a tutta la comunità, quindi è veramente, come dire, un progetto che va nell'interesse collettivo, nell'interesse di tutti. Bene, siamo nei tempi, quindi addirittura quasi in anticipo, per la sessione, la prima parte della sessione della tavola rotonda. Vi chiediamo, lo dico in anticipo prima di dare la parola, ridare la parola al professor Pollo che gestirà e modererà la tavola rotonda, vi chiediamo di scegliere all'interno delle conversazioni che avverranno nel panel dei relatori alcune parole chiave che per voi sono particolarmente, che vi risuonano, che ritenete particolarmente significative rispetto naturalmente al tema del nostro seminario, perché poi saranno oggetto di un lavoro che faremo assieme nei tavoli di lavoro successivi. Quindi vi chiediamo di registrare, di annotarvi alcune parole chiave che ritenete particolarmente significative rispetto al tema che stiamo trattando. Poi il resto ve lo spieghiamo man mano. Okay. Va bene, allora professor Pollo, le ridò la parola e recupero in collegamento. Quindi io invito i relatori al tavolo. Magari se li mettete anche i... Salve. Buongiorno, bene, quindi il collegamento funziona? Sì, funziona tutto, mi sembra. Allora, grazie. Dunque, noi pensavamo di fare una cosa, ma ne faremo un'altra. Nel senso che il dibattito, domani, gli interventi della mattinata sono stati molto interessanti e secondo me hanno fatto emergere anche alcuni aspetti che riteniamo molto importanti. I nostri... Ecco, scusate, colpa mia. Ripeto brevemente, dicevo, pensavamo di fare una cosa, ne faremo un'altra. La discussione di questa mattina ha fatto emergere, a mio avviso, alcuni temi molto interessanti, alcune parole chiave. I nostri componenti del panel hanno comunque delle interessanti presentazioni da farci e che quindi la richiesta che io faccio loro è quella di trovare nella loro presentazione delle connessioni, delle relazioni rispetto a questi temi che, come ho già un po' ricordato questa mattina, a mio avviso sono quelli appunto dell'importanza della partecipazione, del coinvolgimento dei cittadini in questi processi di transizione e anche degli aspetti, e questi a me stanno molto a cuore perché hanno un carattere magari più un po' più scientifico-tecnologico e quindi, data la mia estrazione politecnica, ho questo vizio, gli aspetti di misurazione, cioè misurare i fenomeni e anche essere... cercare di trarre da queste misurazioni delle indicazioni che ci possano diciamo, rafforzare nei nostri progetti. No? Questo è direi molto, molto importante. Questa mattina il professor Moreno parlava anche proprio di questo, di questo di
lui l'ha chiamata proximité heureuse, cioè questa prossimità felice. Ecco, questa prossimità felice ovviamente passa attraverso il coinvolgimento, la agency dei cittadini, e da un punto di vista culturale, a mio avviso, può anche essere rafforzato dalle conferme scientifiche dell'effetto delle nostre azioni, no? Questo a mio avviso è molto importante, anche perché la trasformazione che ci viene richiesta della transizione ecologica è una trasformazione radicale. Per fare una trasformazione radicale, insomma, dobbiamo fare confluire tante energie, che sono quelle della ricerca, che sono quelle della società, che sono quelle anche delle aziende, della produzione, dell'economia, no? Si parlava questa mattina anche di economia. Ecco, l'economia è molto importante, no? E sappiamo oggi quali sono i problemi. Cioè, da un lato abbiamo una globalizzazione spinta, la globalizzazione spinge ovviamente, ci porta verso una indifferenza nei confronti della qualità dello spazio. Questo faccio questa questo azzardo, e invece noi abbiamo bisogno di riappropriarci della qualità dello spazio. E quindi come mettere insieme questi due aspetti, che indubbiamente fanno parte della cultura e anche probabilmente della storia dell'umanità, no? Io facevo vedere qualche anno fa un brano di un film americano che racconta una storia di esplorazioni spaziali, ma anche che si chiama Interstellar, dove a un certo punto uno degli attori si domanda, dice: ma noi siamo custodi o esploratori? No, quindi questo, allora, se siamo esploratori, noi vediamo nella tecnologia la soluzione. Se siamo custodi, noi guardiamo alla Terra come un patrimonio. Quindi questa è una, no? Sono due polarità, no? Che in qualche modo, dalle quali a mio avviso non si può sfuggire. E quindi per questo che dico partecipazione e misurazione, no? Niente, adesso ho parlato anche troppo. Allora, a questo punto direi che lascerei nell'ordine. Noi abbiamo, scusate, devo riprendere il programma. No, ma non avevamo. Allora, avevamo indicato il professor Ruzzon per primo, ma io gli chiederei se è possibile di intervenire per ultimo. Posso? Va bene, volentieri, io ascolto. Perché secondo me è un intervento anche molto interessante, perché ci darà sicuramente delle indicazioni, come dire, che io sono convinto riusciranno a fornire un complemento al modo in cui abbiamo guardato a questo tema della salute della città anche nella mattinata. Non so se, tanto adesso noi staremo nei tempi di 60 minuti, e quindi comincerei da Ariadna Amengal e poi proseguiremo con Caterina Isidoro. Ecco, questa mattina non ho fatto nessun cenno biografico a Caterina, e quindi corre l'obbligo di farlo adesso. E dunque, Caterina ha un master di pianificazione regionale urbana all'Università di Aveiro, Portogallo, e una laurea in geografia all'Università di Porto, è una ricercatrice dell'Università di Aveiro, ha collaborato a progetti nazionali e internazionali sulla mobilità sostenibile e sulla promozione della progettazione partecipata, quindi due temi che abbiamo questa mattina, di cui abbiamo parlato, di cui hanno parlato i relatori questa mattina in modo molto interessante. E attualmente lavora presso l'Istituto Mediterraneo per l'Agricoltura, l'Ambiente e lo Sviluppo, con sede all'Università di Evora, e membro del direttivo di Ciclaveiro, un'associazione portoghese che promuove l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per migliorare la qualità della vita delle persone. Benissimo, allora
Questo. Cominciamo con Catarina, dato che così è più fresca la presentazione. Buon pomeriggio a tutti. Io posso capire italiano, però mi dispiace, non so parlare l'italiano, quindi farò il mio intervento in inglese. Innanzitutto vorrei ringraziare la CUP, Mario e tutti i colleghi per avermi invitato. Non so se devo mettere la mia presentazione, sì? Eccoci, allora sarò breve perché insomma questa tavola rotonda si suppone sia formato più di conversazione, no? Però sono molto contento veramente di essere qua, di aver sentito tanti esempi ottimi da Barcellona, da Torino, da Bordeaux, ma non da tutte le parti le cose funzionano così bene. Se non c'è la volontà politica o anche la conoscenza disponibile, a volte questo tipo di misure volte a sostenere la mobilità sostenibile e anche l'uso degli spazi pubblici e la salute in un determinato modo, e non fa parte proprio del dibattito. Quindi a Lisbona, che è la capitale del Portogallo, il nuovo sindaco è stato eletto un paio di anni fa, mi sembra. Una delle sue promesse elettorali era stata quella di rimuovere delle piste ciclabili nel centro e lui ha vinto, quindi in alcuni posti vedete che c'è ancora molta strada da fare. La settimana scorsa nella mia città si è stata fatta un'inaugurazione di un spazio pubblico molto importante, uno spazio totalmente vuoto nel centro con un parcheggio sotterraneo. Quindi abbiamo tolto tutta la parte verde e abbiamo messo le macchine in città. Quindi vedete che c'è proprio bisogno di dati, di partecipazione pubblica per informare le persone, così da cambiare o evitare questo tipo di misure, perché queste misure non sono buone per le città e non sono buone per la nostra salute come comunità che vive nella città. Ho messo questa immagine, non so se capite, ci sono come due bambini che si parlano tra di loro, sono vicini, ma non possono camminare da soli in sicurezza per incontrarsi, quindi devono chiedere ai loro genitori di accompagnarli e di trasportarli in modo da potersi incontrare. Abbiamo questo patrimonio, per così chiamarlo, che abbiamo ereditato nelle nostre città. Questo è un altro disegno di una bambina di 5 anni a cui è stato chiesto di disegnare la sua città e vedete ha disegnato macchine e lei è lì che aspetta al semaforo per poter attraversare. E questa è l'idea, no? Che c'è di uno spazio pubblico disegnato da una bambina di 5 anni. Come ho detto all'inizio, abbiamo molta strada da fare ancora in Portogallo. Questa è un po' la situazione del Portogallo per quanto riguarda il traffico. Abbiamo un uso delle macchine del 62% anche per spostamenti al di sotto dei 5 minuti. Poi abbiamo anche altri dati legati alla salute, per esempio 2/3 della popolazione soffre di problemi legati all'obesità, la popolazione adulta. Poi la distribuzione modale delle piste ciclabili è limitatissima, era 0,5% nel 2011, adesso nel 2023 è 0,6%. E questo è un po' il quadro generale.
E mi sono concentrata sulla questione ciclabile proprio come punto importante, non per dire che dobbiamo tutti spostarci con la bicicletta, però deve essere vista come un'opportunità attraverso cui pensare allo spazio pubblico e su come migliorarlo in un modo sostenibile e anche per far sì che le persone possano fare un po' di movimento perché fa bene alla salute. Poi ne parleremo anche dopo, ma ci sono tanti studi che dimostrano anche gli effetti benefici per l'igiene mentale, la salute mentale, nel fatto di spostarsi a piedi o in bicicletta. Ci sono risultati molto migliori, ci si sente molto meglio. Quindi si tratta davvero di un modo di fare le cose e che possiamo dire: se uno fa qualcosa pensando in termini, no, di spostamenti in bici o di spostamenti a piedi, si fa del bene non solo ai più giovani, ai più piccoli, ma anche per gli adulti e per gli anziani, perché comporta un miglioramento generale dello spazio pubblico che si libera dalle automobili e si dà più spazio alle persone all'interno della città. Abbiamo questo esempio dal professor Carlo Moreno, che aveva parlato prima della città dei 15 minuti. Questo è il progetto su cui ho lavorato in modo da poter promuovere l'uso delle biciclette in città. Basato su questa idea, ci sono luoghi in cui non si ha proprio l'abitudine di usare la bicicletta come mezzo di trasporto. E allora ci chiediamo, come possiamo invece usare la bicicletta? Molte volte cerchiamo di seguire gli esempi ottimi di Amsterdam o di altre città, però non sono adatti alla nostra realtà locale. Allora quello che cerchiamo di fare, che abbiamo cercato di fare, è di pensare come si può adattare tutto questo alla nostra realtà, laddove non c'è proprio un'abitudine, una tradizione di spostarsi a piedi o in bicicletta. E quindi abbiamo creato questi strumenti per esplorare queste domande, no? Perché fare pianificazione per gli spostamenti in bicicletta e come poter fare pianificazione per gli spostamenti in bicicletta? C'è il valore economico, quindi, di tutta la parte degli spostamenti in bici, perché i soldi contano sempre, e poi le misure. Quello che abbiamo fatto qui è stato cercare di calcolare, non solo per la salute, ovviamente oggi è il tema principale, ma abbiamo considerato proprio anche il costo economico legato alla salute. Abbiamo cercato di capire quanto si potrebbe risparmiare se riuscissimo a far sì che le persone andassero in bicicletta nella loro vita quotidiana. E c'è questo strumento gratuito per poter misurare. Possiamo inserire i nostri dati. Adesso c'è una modalità di condivisione tra tutti i comuni in Portogallo per usare questo strumento e quindi possiamo calcolare la quantità di denaro che sarebbe risparmiata con una crescita anche solo del 2% in 10 anni, che non è una crescita così grandissima, no? da misurare, però già solo così abbiamo ottenuto questi dati. Vedete che a 10 anni potremmo risparmiare fino a 140 milioni di euro. Questo strumento l'abbiamo sviluppato soprattutto per stabilire un dialogo con le autorità pubbliche, con gli enti locali, assieme anche ad altri strumenti, per poter dimostrare che ci sono vantaggi, benefici e capire come implementare le misure. Questo è appunto il progetto che purtroppo, come tutti i progetti, ha una data di scadenza, è finito e non sappiamo se le autorità pubbliche adesso stanno continuando a monitorare questi aspetti, ma la continuità dei progetti penso sia davvero importante, perché ci devono essere anche dati di valutazione dopo, no? E ne abbiamo parlato anche nella sessione di questa mattina.
Allora, questo è il mio ruolo all'interno della ricerca e poi sono presente anche qui come attivista. Lavoro in questa ONG nella mia città. Si conosce in Portogallo come la città delle biciclette, perché c'è un sistema di bike sharing all'interno della città. È stato iniziato 25 anni fa. Avete presente, no, come quando uno va a fare la spesa, no, che si mette la moneta per prendere il carrello? Funzionava più o meno così, per prendere la bicicletta. Però dopo c'è stato un cambiamento politico del partito al potere e quindi la situazione non era più la stessa. Adesso dobbiamo aggiornare il tutto al nuovo sistema di bike sharing. Speriamo che funzioni. Però, come vi dicevo, la mia città è conosciuta come la città delle biciclette anche perché c'è proprio un settore di business delle biciclette, però di fatto non le usiamo, è un po' un simbolo, ma se uno va a vedere, poi non ci sono tante persone che vanno in bicicletta. Quindi cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di promuovere queste modalità di spostamento pedonale e in bicicletta più sostenibili, perché facciano parte della nostra vita quotidiana, quindi per andare al lavoro, per andare a scuola. Abbiamo tanti progetti, ma ve ne mostro uno, perché è totalmente collegato al tema della salute. Abbiamo questo ambulatorio PEPEDAL. La nostra associazione lavora con molti partner, istituzioni e anche individui, persone singole, per promuovere una mobilità migliore. E nel nostro gruppo abbiamo anche personale medico, infermieristico. E questo è stato un modo per creare questo gruppo di lavoro. È stato creato proprio l'ambulatorio PEPEDAL. Quindi i medici e gli infermieri vanno nelle scuole, fanno una valutazione della salute dei bambini e delle bambine, mettono poi una bicicletta e i bambini possono cominciare a girare, a pedalare, a muoversi con la bicicletta e poi parliamo ai bambini delle abitudini quotidiane, delle attività per capire se corrono, se si muovono, come vanno a scuola, come piacerebbe a loro andare a scuola e poi prendiamo delle misurazioni di altezza, di peso e facciamo un confronto rispetto ai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E facciamo una specie di ricetta, di prescrizione, no? Per dire quanta fisica, attività fisica dovrebbero fare per migliorare la loro salute. Fino a dicembre dell'anno scorso abbiamo fatto le nostre attività, abbiamo cominciato a settembre, abbiamo coinvolto 388 studenti tra i 3 e i 10 anni in un paio di scuole, quindi il progetto è all'inizio. Però rispetto al tema della partecipazione pubblica, pensiamo che sia importante anche ascoltare, per fare questi progetti con i cittadini, però quando ci sono i cittadini che sono coinvolti attivamente, si riesce ad avere proprio una modalità pedagogica di parlare di questi problemi e delle opportunità. È quello che abbiamo cercato di fare anche con questo progetto di PEPEDAL. E per concludere, sarò ben lieta di rispondere a eventuali domande. Grazie. Grazie Caterina, molto interessante. Penso che tu abbia risposto molto bene alle sollecitazioni iniziali, sia sul tema della misura, anche la tua misura è una misura indiretta, no? Di vantaggio economico,
E ho trovato anche molto interessante questo gruppo interdisciplinare che si confronta poi con i bambini, con i ragazzi, no? Medici, urbanisti. E questo è molto, a mio avviso, molto, molto interessante, perché siamo abituati a vedere sempre i problemi un po' per compartimenti stagni, no? Per silos. Invece in questo caso, anche nell'esperienza io direi di ricercazione, mi sembra molto importante applicare questo tipo di metodologia, cioè di tipo appunto transdisciplinare, cioè fa dialogare le diverse discipline. A questo punto darei la parola a Mengal e poi dopo piccola presentazione del professor Ruzzon e chiederemo anche il suo intervento e poi discutiamo a valle. Grazie. Thank you. Only to show or to complement the things that I said. Grazie, quindi per complementare quello che ho spiegato. Abbiamo parlato dei superblock e dei super isolati, quindi in termini di numeri, e abbiamo parlato della metodologia che è utilizzata per valutare, no? Per validare e comunicare l'impatto, il fatto che abbiamo bisogno di cambiare, come hanno detto tutti gli oratori prima, è il momento per cambiare le nostre abitudini. Ed è molto difficile coinvolgere tutta la società, quindi avere una partecipazione, avere numeri, avere dati. E naturalmente avere un quadro ci aiuta a spiegare i benefici e spiegarne le ragioni. Per poter fare questo cambiamento, che rappresenta spesso uno sforzo per i cittadini. Cerco di farvi vedere qualche immagine o pochi minuti per spiegarvi, non credo. Sappiamo, ci sono prove scientifiche, che ci sono aspetti chiave ambientali che hanno un impatto sulla nostra salute, come l'inquinamento dell'aria, il rumore che crea disturbo. Sappiamo che gli spazi naturali contribuiscono alla nostra salute mentale, così come quella fisica, e anche l'attività fisica è un fattore importante, così come la mancanza di attività fisica è detrimentale e colpisce in tutto il mondo le persone con un aumentato tasso di mortalità. E questi sono fattori chiave per avere città migliori, ma tutto ciò è molto difficile. E sappiamo quanto è difficile ottenere dei cambiamenti, quindi abbiamo un progetto, abbiamo dei compiti, abbiamo una visione della città e con questo abbiamo una volontà politica per far avverare questo cambiamento, ma talvolta ci sono persone contrarie a questi cambiamenti, questo porta preoccupazioni. Ed è importante riuscire a spiegare la necessità dei cambiamenti e quali sarebbero gli impatti. E poi apprendere i risultati di queste iniziative. E quindi per avere queste informazioni abbiamo bisogno di vari tipi di valutazione, e quindi come strumenti che simulano vari scenari e che portano a un cambiamento salutare. Una delle difficoltà, delle sfide da affrontare è misurare la salute e per fare ciò occorre del tempo, un elemento di cui non disponiamo.
È difficile misurare l'impatto sulla salute in un periodo di 4 anni. Bisogna usare delle prove scientifiche. Ci sono degli strumenti che permettono di effettuare delle simulazioni e con questo possiamo misurare l'impatto. E sulla base di questo facciamo dei questionari, quindi abbiamo 3 metodologie unite al contempo. Quindi abbiamo una valutazione dell'impatto settoriale riguardante l'economia, la salute, la mobilità. E con questa prima implementazione, di cui abbiamo parlato stamattina, si agisce in modo locale, avendo un impatto sulla salute. Abbiamo chiamato Health in the Streets, quindi la salute nelle strade, con varie metodologie per mischiare delle metodologie qualitative e quantitative. E poi poter valutare i risultati dell'impatto. Abbiamo effettuato uno studio qualitativo. A Sant'Antonio abbiamo effettuato delle misurazioni prima e dopo l'impatto. Abbiamo visto una diminuzione dell'inquinamento del 25%, ma grazie anche a molti osservatori e a degli strumenti abbiamo visto che gli spazi pubblici possono essere utilizzati in modo diverso, così come i profili sono cambiati, per esempio dei cittadini più anziani che hanno preso possesso delle strade dopo l'intervento. Quindi non ho tempo adesso di illustrarvi tutti i risultati in dettaglio. Abbiamo utilizzato degli strumenti per simulare le situazioni e quindi per mostrare l'impatto prematuro, quindi per spiegare le necessità del cambiamento, e anche con un progetto che ha effettuato il cambiamento per testare, per misurare e vedere se questo sistema funziona oppure no. Quindi con una dimensione del progetto. Tutto questo volto a ridurre la temperatura. Questa era la preoccupazione chiave. E adesso possiamo misurare tutto questo con dei dati. Possiamo sapere se questo cambiamento sarà ottenuto grazie alle simulazioni. Qui abbiamo indicato vari elementi specifici. Abbiamo misurato le zone verdi, per esempio. Abbiamo anche misurato il costo delle case, perché qualcuno ha sostenuto che stiamo facendo un processo di gentrificazione. E poi abbiamo dovuto trovare altre soluzioni per misurare i diversi utilizzi fatti delle strade, perché una delle cose che ci aspettiamo avvengano è un aumento nel numero degli utenti delle strade, quindi degli spazi pubblici. Qui abbiamo alcune immagini, qui non abbiamo risultati ancora sul dopo aver effettuato i cambiamenti. Stiamo ancora misurando, non abbiamo ancora dei risultati. Qui abbiamo delle foto del periodo estivo. Questo ci fa supporre di poter cambiare quindi le relazioni, migliorare anche le relazioni sociali, valorizzare l'interazione sociale. E questo è un fattore chiave per la salute mentale, come ben sappiamo. Questi sono gli indicatori che ci consentono di misurare questi cambiamenti,
che ci consentono di valutare in che misura possiamo cambiare le abitudini delle persone. Grazie, grazie molte. Io adesso farei intervenire il professor Ruzzon e poi ho alcune domande. Molto. Allora, appunto introduco il professor Ruzzon con qualche nota biografica che trovate anche nella vostra cartellina. Allora, il professor Ruzzon è architetto e direttore di TA Tuning Architecture a Milano, un team impegnato nell'applicazione delle neuroscienze e della progettazione di edifici pubblici e privati in spazi urbani. Fondatore di NAAD, Neuroscience Applied for Architectural Design, corso post laurea dell'Università UAV. Percorso multidisciplinare che coinvolge studiosi e professionisti da tutto il mondo, orientato ad una progettazione science-based in grado di fondere scienze umane ed architettura. Direttore e cofondatore di una nuova rivista di architettura Intervining, non so se l'ho pronunciato bene, e curatore della sezione speciale Neuroscienza e Architettura del Giornale dell'Architettura. Dal 2023 parte del Comitato Scientifico dell'Academy of Neuroscience for Architecture di San Diego, California, ha scritto libri, e il più recente è Tuning Architecture with Humans del 2022. Pubblicato da Mimesis, è autore di molti articoli, ha curato saggi, raccolte di saggi, organizzato seminari e conferenze e inoltre anche all'attivo una attività di progettista realizzando edifici pubblici e privati e partecipato a competizioni internazionali di progettazione. Ecco, io come ho accennato prima, diciamo, mi aspetto una visione diciamo appunto un po' diversa rispetto a quella che abbiamo magari visto negli altri interventi, ma complementare, molto interessante, perché è ispirata a questa diciamo una visione delle neuroscienze, della progettazione ambientale, che infatti in alcuni contesti anche progettazione di studio internazionali è diffusa, penso soprattutto al contesto nordamericano, e quindi come diciamo adesso questo tipo di visione si può connettere ai discorsi che abbiamo appena sviluppato, appunto, di progettazione, misurazione per il progetto. Grazie. Thanks a lot. Should I speak in English or you prefer speaking in Italian as you want? Ma forse se può parlare in italiano, perché così, perché altrimenti abbiamo la traduzione simultanea. Ah già, però forse è vero, per il relatore no, è bene che tu parli, intervenga in inglese. Sì, sì. Va bene. Italiano o inglese? Ma dicono bene in italiano, scusa, questo... Ok, va bene. Ok, allora, intanto vi ringrazio gli organizzatori, ringrazio il professor Pollo, ringrazio tutti coloro che hanno immaginato e pensato di coinvolgermi in questa iniziativa, e ovviamente mi fa molto piacere essere qui e ringrazio inoltre le relatrici che mi hanno preceduto e che hanno introdotto i temi che sono oggetto della nostra chiacchierata pomeridiana. Sì, io mi occupo da ormai parecchi anni anche molto di neuroscienze e psicologia ambientale, e sto cercando di ibridare il sapere classico dell'architetto con quello più legato alla ricerca scientifica, neuroscientifica della la psicologia ambientale. Il tema che stiamo cercando di comprendere richiede innanzitutto una premessa fondamentale, e cioè che quello che consideriamo il nostro comportamento individuale, e quindi poi anche sociale, ma il nostro comportamento, diciamo, è condizionato da tre fattori che sono correlati tra di loro in maniera assolutamente non disgiungibile, e sono: uno, la nostra storia, la nostra memoria. Ognuno di noi si porta una storia nel momento in cui usa lo spazio e naviga, usa la città, sviluppa delle attività,
L'altro elemento sono le relazioni sociali, le relazioni che stabiliamo con le altre persone intorno a noi. E il terzo fattore che condiziona il nostro comportamento è esattamente l'ambiente, cioè l'organizzazione, la forma e la struttura dell'ambiente. E purtroppo non siamo sufficientemente consapevoli di quanto questo, la forma e l'organizzazione dell'ambiente incida sul nostro comportamento. E quindi questo è un primo punto dal quale partire, la chiarezza su questo elemento va fatta. L'altro punto che mi pare emerga molto, molto chiaramente da quello che ho ascoltato e quindi sul quale mi soffermo proprio velocissimamente è che le dimensioni che caratterizzano questo comportamento sono quattro fondamentalmente, sono una condizione, diciamo, tipo fisico. Il nostro comportamento ha una sua espressione fisica che riguarda il corpo in quanto tale, la sua salute fisica. C'è inoltre un altro elemento che è la dimensione fisiologica, quindi la risposta fisiologica dell'organismo alle relazioni. Quindi parliamo di fisiologia, intendiamo il battito cardiaco, la respirazione, la pressione, la temperatura del corpo, tutto il rilascio chimico, tutto il mondo chimico che si sviluppa all'interno del nostro corpo, la dimensione fisiologica, la dimensione psicologica, quello che possiamo chiamare vagamente un senso di benessere, per farla molto molto breve, la dimensione psicologica e la dimensione sociale. La dimensione sociale, psicologica, fisiologica e fisica, queste quattro dimensioni che caratterizzano il nostro comportamento sono quattro fattori strettamente correlati. Anche questi. Che significa? Che incidendo sulla dimensione fisica del mio corpo, io modifico anche la dimensione psicologica e sociale. Cioè, non c'è una distinzione netta tra le quattro, tutte queste dimensioni. Sono correlate. Vuol dire che io agendo sulla dimensione usando l'ambiente in maniera adeguata, e qui si stavano facendo degli esempi molto, molto, molto chiari. Cioè, favorendo per esempio la mobilità pedonale ciclabile, si agisce non solo sulla dimensione fisica, ma si agisce sulla dimensione fisiologica, su quella psicologica e ovviamente su quella sociale. Sarebbe interessante soffermarsi su questo punto perché si capisce quanto è strategico per il benessere e per la salute di una comunità lavorare su questi parametri, cioè su questi elementi che compongono un buon progetto urbano e perché costruire un buon progetto urbano, un buon progetto di città significa promuovere la salute e questo è l'assioma che ovviamente dovremmo cercare di difendere. La salute è strettamente legata alla qualità della città e non in maniera vaga, ma in maniera assolutamente e scientificamente dimostrabile e misurabile. Questo è un elemento. Come riuscire quindi a produrre un comportamento che sia positivo? Come fare in modo che questi fattori correlati si sostengano a vicenda? Una delle cose, lasciando perdere, tenendo conto che ogni comportamento è modificato dalla nostra storia, dalla memoria, da quello che abbiamo vissuto e dalle relazioni, una delle cose come progettisti, come architetti, urbanisti che possiamo fare è cercare di agire sull'ambiente. Sull'ambiente per spostare, alzare l'asticella e spostarci in quella direzione di là. Io nel mio ragionamento e nella mia ricerca mi sono reso conto che sono tre le grandi famiglie, ecco, di fattori che il progetto urbano può e deve agire. E su tre cose dobbiamo cercare di avere le idee molto chiare, come mi pare sia anche emerso, stia emergendo da questi contributi precedenti. Una è la famiglia del planning, cioè c'è una serie di fattori che riguardano il planning, la pianificazione, che quindi coinvolgono la dimensione politica ed economica, che sono centrali in questa dimensione.
Un'altra famiglia riguarda invece l'utilizzo e il disegno del suolo, dello spazio vuoto tra gli edifici, quindi tutto ciò che non è l'architettura, che è il volume costruito, è le superfici utilizzate, coperte, chiuse. Ecco, il vuoto, quindi altra centralità è il vuoto, e il terzo, ovviamente, sono anche gli edifici che stanno dentro a questo gioco. Per cui io mi sono convinto che da una parte il tema nel planning, un tema fondamentale, se vogliamo cercare di garantire il diritto alla città, insomma, che è un'antica e ben nota, insomma, formulazione che ha una dimensione politica ben chiara ed è comunque centrale anche oggi. Da una parte capire quali sono le politiche reali di inclusione che si vogliono fare. Perché non si può prescindere da un progetto di questo tipo se non partendo dalle persone. Partire dalle persone significa capire chi sono, perché ogni contesto specifico ha caratteristiche specifiche e problematiche specifiche di inclusione, perché dipende dai profili dalla piramide di età. Cose banali, ma bisogna averle ben chiare. Dalla piramide d'età, dalle provenienze culturali, da tutte le differenze che riguardano l'identità sessuale, per esempio, che riguardano la dimensione sensoriale, perché ci sono diverse abilità motorie, diverse abilità sensoriali, diversi problemi di specifici quadri mentali, diversi modi di sviluppare le menti, e ci sono problemi anche con persone che hanno anche dei problemi, degli impairments, dei disagi veri e propri a livello mentale. Quindi tutte queste cose vanno tutte analizzate, e ogni contesto, tanto che insomma io mi sono convinto, che l'ho già detto a Torino, l'ho già detto negli ultimi incontri che ho fatto lì, che mi sono convinto che di normali, secondo me, non ce ne sono mica tanti di persone normali, perché se non esiste una persona, le persone normali. Quindi dobbiamo cercare di capire le differenze e le composizioni tra le differenze in un tessuto, in un contesto nel quale andiamo ad agire. L'altro punto fondamentale, tornando al diritto alla città, è il tema dei servizi, cioè quello che rende la città tale per cui è desiderata ed è necessaria, è che fornisce dei servizi, cioè permette delle cose, permette delle attività. E quindi il capitale fisso sociale che è stato trasferito e redistribuito sotto forma di servizi e rimane comunque un punto di riferimento non banale. Quindi quando si avvia un progetto, cercare di capire lo stato dell'arte attuale e dove si vuole andare ad arrivare, per capire quanto incide il progetto nella costruzione dei servizi, è importantissimo. Dico questo perché le politiche di inclusione e le politiche sui servizi sono degli elementi che vanno. Si possono dimostrare, sono stati dimostrati in molti studi, che vanno a incidere profondamente nel senso di sicurezza, quello è il senso di sicurezza reale, non i poliziotti in giro per le strade col fucile spianato, ma queste cose incidono nel senso di sicurezza, nel senso di appartenenza ad un luogo e quindi in un benessere anche fisiologico, come dicevamo prima, i fattori sociali, i fattori fisiologici, sono tutti correlati, e quindi il benessere anche fisico, la salute, ne guadagna nel momento in cui c'è una protezione vera, concreta, reale. Quindi questi elementi sono assolutamente fondamentali. Un altro punto chiave, a mio avviso, è il tema del disordine. E cioè Richard Sennett, che a suo tempo e recentemente è tornato sull'argomento, sul disegnare e progettare il disordine, che significa introdurre mixité. Significa tu mixité nei tessuti e rompere quella rigida, omologante differenziazione per recinti che ormai il grande sviluppo immobiliare pilotato privatamente sta portando nelle nostre città. Allora, per fortuna, anche gli sviluppatori più avveduti si stanno rendendo conto che questo sembra solo apparentemente fare il bene anche del capitale, tanto che le politiche di ESG vanno a cercare degli investimenti anche immobiliari dove questo fattore di rischio venga mitigato proprio grazie a politiche di un disordine sensato. Allora,
perché poi le cose cambiano, per fortuna, non rimangono sempre uguali, è che dobbiamo cercare di capire come guidarle. Quindi la mixité, la capacità di introdurre disordine, nel senso di molteplicità funzionale, in particolare nei piani terra, ma non solo, dei grandi sviluppi. E infine il tema della mobilità, che è stato trattato. La mobilità sostenibile e integrata a una mobilità pubblica, strutturata, permette poi di fare delle politiche che costruiscono dei blocchi dentro i quali cerchiamo di rendere sempre più rarefatta la presenza del veicolo privato, la presenza dei veicoli inquinanti e di favorire la mobilità pedonale e ciclabile. Perché, adesso potrei soffermarmi su questo, proprio mettendo il cappello delle neuroscienze, ragionare sul tipo di impatto che la mobilità fisica produce sul nostro benessere, sul cervello, produce dei fattori di protezione cerebrali molto importanti per l'ippocampo, in particolare, dove sappiamo che l'area ippocampale è l'area nella quale si sviluppa in particolare l'Alzheimer, perché il rapporto con la navigazione, l'orientamento, lo sviluppo di sistemi di orientamento implicito che viene sottratto attribuendolo trasferendo ai device esterni come il telefonino, le mappe di Google, questo tipo di lavoro che fa il cervello è un lavoro molto importante e al di là del lavoro di mappatura, rimappatura, ricostruzione dei sistemi di orientamento, che il nosto cervello farebbe di suo da milioni di anni, e oggi abbiamo ovviamente anche il problema che riducendo l'attività fisica viene rilasciato un quantitativo minore di una proteina specifica, il BDNF, il Brain Derived Neurotrophic Factor, è una proteina particolare che va anche questa a proteggere l'area ippocampale. Quindi l'esercizio fisico, il movimento, il camminare, andare in bicicletta stimola la produzione di questa proteina che protegge l'ippocampo. Quindi c'è una intersezione continua tra queste dimensioni. Quindi questo è per quanto riguarda le politiche di planning, che sono a mio avviso strategiche. E ci vorrebbe un'attenzione, magari non so se ho il tempo, professore, mi dica se preferisca che mi fermi. Potremmo parlare un po' delle politiche sui vuoti e sugli edifici, le strategie da applicative, però mi fermo qui se vedo che sono le 3:15, non vorrei portare via troppo tempo. Poi integrare, diciamo, nel seguito della discussione, direi che hai introdotto, scusami se ti do del tu, ma hai introdotto dei temi molto, molto interessanti. Direi questo discorso io lo definirei la riappropriazione dello spazio urbano da parte dei corpi, secondo me è molto importante perché ha una ricaduta immediata sugli aspetti di benessere mentale e anche di salute mentale, no? Penso di avere interpretato in questo modo un po' la tua. Per cui, pensando anche a alcuni discorsi fatti oggi sul benessere mentale di giovani e adolescenti, cioè il fatto di portare giovani e adolescenti a muoversi nella città, a agire anche sulla città, ma dico anche a muoversi, perché ultimamente con il Covid abbiamo avuto un problema molto importante da questo punto di vista. L'esperienza dello spazio, no, è un elemento fondamentale per lo sviluppo, no, anche cognitivo e diciamo per la salute mentale. E in più anche questo discorso cui accennavi adesso del disordine, no, che direi, io tanti anni fa ho letto un libro di Gombrich che si chiamava Il senso dell'ordine ed era interessante perché diceva sostanzialmente che il suo ordine era un ordine complesso. Cioè il modo in cui noi apprezziamo, per esempio, un'opera d'arte, soprattutto quando si riferisce a degli aspetti di ornamento, per esempio lui parlava molto dell'arte dei paesi, l'arte islamica. È quella che noi riusciamo a comprendere, ma che ha un livello massimo di complessità, cioè riusciamo a leggere, e che questo mi ricorda un po' questo tema della mixité, cioè la città è complessa, deve essere complessa, fatta di tante parti in relazione, quando è semplificata,
e banalizzata diventa una realtà diciamo invivibile, no? Quindi questo e anche questo discorso quindi dell'inclusione io lo legherei molto a questo tema dell'importanza del riappropriarsi degli spazi sociali anche per delle esigenze psicologiche e mentali individuali, no? Cioè non solo per delle finalità diciamo sociali, ma anche perché noi in questo modo diciamo abbiamo, questo secondo me è quello che io vedo un po' come un elemento interessante anche dell'approccio neuroscientifico, no? Cioè, ricordo appunto il libro di Pallasma con il quale tu collabori, anche hai collaborato, La mano che pensa, no? Cioè, attraverso la mano oppure attraverso la danza noi facciamo un'esperienza dello spazio. Se non muoviamo le mani, non danziamo, non facciamo esperienza dello spazio, probabilmente questo, anzi direi, questo ci dicono le neuroscienze, abbiamo delle conseguenze a livello della mente biologica. Quindi questo è una conferma in più, no? Una conferma in più di questo, diciamo, che ci dà la scienza rispetto al tema dello spazio. E quindi tutte queste esperienze, adesso qui diciamo, possiamo fare poi un secondo giro, no? A partire dagli stimoli che sono venuti, no? che riguardano effettivamente come all'interno dei processi sociali noi possiamo diciamo, favorire, raggiungere spingere questa transizione ecologica. Quindi la mia domanda anche per esempio rispetto a questi processi di verifica, quali sono state le reazioni a queste misure? Qualcuno non ha creduto, qualcuno ha detto le misure sono fatte male, qualcuno avrà detto no, perché poi questo è anche tutto un altro tema, no? Cioè quello della resistenza ai risultati della ricerca che viene fatta per, così, anche magari a volte anche per degli interessi, no? Dal negazionismo del cambiamento climatico ad altre storie di questo genere relative all'ambiente, no? Quindi questo, per esempio, questo è una cosa che mi interesserebbe sapere da Barcellona, come mi interesserebbe molto sapere dal Portogallo queste esperienze di coinvolgimento di medici, attivisti, architetti, che tipo di diciamo, suggerimento danno? Cioè questo dialogo è possibile? Funziona? Ci suggerisce delle cose nuove? Scusate, forse ho confuso ancora di più le idee, ma cominciamo, facciamo un secondo giro. I began. No, of course there were a lot of people that said no, that don't believe no all that data, and also sorry, it's not working like this. Yes, now, no? Maybe this one, it's okay. Yes, I said that. Of course, there were. Certamente c'erano delle persone che hanno detto che non credono ai dati. Ma penso che faccia parte della nostra società come le fake news, e quindi dobbiamo misurare le cose. Quindi quello che è difficile per me è misurare, sta nel misurare e progettare. L'ha detto prima Davide. Noi siamo praticanti in questo. Have not erased the way and how to design that disorder. No? Non abbiamo trovato il modo di pianificare un ordine differente, quindi siamo professionisti in questo e tutti insieme dobbiamo permettere, sì, dobbiamo fare in modo che questo porti alle condizioni volte a far sì che questo cambiamento sia vero e si possa progettare, quindi un modello di movimento
È difficile da concepire, è difficile da progettare. Soprattutto per quanto riguarda gli spazi pubblici, perché tutti hanno delle richieste e bisogna considerare le differenti necessità, quindi per esempio le corsie per le auto, per i pedoni, bisogna concepire anche eventualmente delle vie per i turisti a Barcellona. E non sappiamo bene come gestire questo, quindi delle corsie preferenziali per i turisti. Naturalmente tutto questo deve essere condiviso. Non si riesce più a condividere lo spazio. The space cannot be shared anymore. Non possiamo più condividere lo spazio. Nel passato si tendeva a fare una netta separazione e penso che lo spazio pubblico sia complicato e lo vediamo nella vita, lo spazio pubblico e dove ci si ritrova. E forse è bene che il confronto avvenga lì e non in un edificio chiuso. Ma dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare la nostra esperienza degli spazi pubblici, perché tendiamo a evitare questo conflitto, questo confronto. È qualcosa che veramente non amiamo, non ci mette a nostro agio. Trovo molto interessante, non so appunto se... Sì, per quanto riguarda la conoscenza condivisa, il cambio di narrativa. In Ciclavar, in the association, is that we have people with several different backgrounds. Abbiamo persone con dei background molto diversi. I think the better thing is. E penso che fare migliore uso delle cose sia importante. È importante riuscire a condividere, a mischiare le conoscenze. È importante fare ricerca, sapere i dati, ma anche sapere come comunicare i dati. Spesso ci sono delle persone che non credono o non vogliono credere, e questo perché non si sa a volte come comunicare e quindi anche adattarsi a un linguaggio diverso. E in una situazione di questo tipo, in cui ci sono diversi tipi di conoscenze e di background, allora è lì che siamo obbligati a trovare una lingua comune, in modo da poter coinvolgere tutti e poter apprendere, poter imparare riguardo alla salute, all'urbanità, a tutte le necessità, a poter condividere le preoccupazioni che ci sono e quello che comporta il cambiamento. E ritengo che sia un compito importante assumerci. E questo deve essere fatto con in parallelo un servizio di rappresentanza politica in questo dialogo, in questo scenario, in questo dialogo. Grazie. Professor Ruzzon, dai. Eccomi là. Sì. C'è una domanda diventando complesso, come si dice. No, c'è una domanda specifica o vuole che... No, allora, vediamo di... No, perché mi sembrava molto interessante questo... Allora, rispetto anche alle domande che abbiamo fatto agli altri relatori, se tu parlavi prima di inclusione, di servizi, quindi di... Da un lato di azioni, diciamo, di carattere politico, dall'altro di azioni che hanno anche delle, diciamo, degli aspetti di carattere, come dire, psicologico. No? Cioè, vuol dire, l'inclusione significa, come tu dicevi prima, non ci sono persone normali, significa prendere in considerazione una
accessibilità allo spazio che oggi nelle nostre città è molto difficile, no? Si parlava prima del discorso del condividere lo spazio, cioè l'utopia del Woonerf olandese dove tutti stanno nella strada. Adesso, peraltro, recentemente ho visto, scusate, io divago un po', ma una mostra in cui c'era un filmato di com'era il traffico a Milano nel 1920. Allora, in strada c'era di tutto, pedoni, bambini, carrozze, automobili, animali, cioè, non c'era nessuna striscia pedonale, nessuna barriera, nulla, lo spazio era assolutamente condiviso. Probabilmente il problema della sicurezza era, diciamo, meno percepito e forse anche meno acuto perché le automobili erano di meno. Ecco, però appunto questo anche si... Come? E andavano più piano. Ma però anche questo, il fatto di accettare, no, di condividere uno spazio, ecco, che cosa... Quindi questo aspetto dell'inclusione, da che cosa può essere mosso da un punto di vista anche neuroscientifico? Allora sì, qui mi piacerebbe fare un focus, diciamo, sull'uso del vuoto, perché una delle questioni fondamentali è come costruire questi catalizzatori sociali. E un catalizzatore sociale è eccezionale il vuoto, se riusciamo a usarlo, ovviamente. Quindi il disegno del suolo riesce a essere concepito con questa finalità. Allora, dobbiamo partire però da una questione: le differenze. Le differenze esistono e sono non solo differenze di tipo sensoriale, motorio, mentale, psichico, di età, di genere, eccetera, ma sono anche differenze di tipo culturale. Sono anche differenze di tipo culturale. Culturale vuol dire che la città oggi è vissuta e sempre più lo sarà come uno spazio nel quale esiste un'ampia, variegata composizione di microcomunità culturali che hanno non solo per provenienze geografiche diverse, ma anche perché hanno magari culture sociali di appartenenza molto diverse. Quindi queste, riuscire ad essere individui nella città, quindi sentire non più il peso costrittivo della comunità, intesa come sistema omologante, no? Prescrittivo, e nello stesso tempo sentire la possibilità di costruire nella città dei luoghi dove aggregarsi con micro comunità, combinare degli spazi vuoti in modo tale che questo possa accadere è uno dei grandi obiettivi della città, che è sempre stato un grande obiettivo della città e dovrebbe essere, anche se la scala della città oggi sta complicando molto la questione, per non dire che la sta quasi rendendo impossibile in certi ambiti, però diciamo che la città è molto eterogenea, le città sono molto eterogenee, quindi comunque rimangono ampi spazi per riuscire a produrre questo effetto. E qui il tema della partecipazione ovviamente è un tema enorme sul quale bisogna un po' soffermarsi. Lì sicuramente c'è una chiave, no? Perché dobbiamo capire come disegnare questi spazi affinché queste micro comunità possano riconoscersi nelle diverse configurazioni spaziali. E qui veniamo alle neuroscienze, se vogliamo, perché la necessità che noi abbiamo in modo innato di proiettare nello spazio dei modelli di interazione che sono generati in gran parte in un arco evolutivo molto molto lungo è molto molto forte. Noi abbiamo una grandissima propensione a proiettare nello spazio questi pattern, schemi di interazione motoria che differiscono anche alle culture di provenienza e differiscono in base anche alle culture sociali di provenienza. Se siamo banalmente ad Oslo piuttosto che a Nairobi, insomma, cambiano completamente. Quindi ci sono, cambiano completamente e comunque alcune cose, combinazione tra tratti universali
e tratti locali. Però per farla breve, un esempio che possiamo citare, che secondo me è significativo, quasi paradigmatico, è l'intervento che fece Aldo Van Eyck ad Amsterdam dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando dopo i bombardamenti, le distruzioni della guerra, si trovò una città con gli spazi vuoti che erano dei deserti, erano rovine spesso. Quindi invece riuscì a costruire sapientemente un range di azioni e dispositivi spaziali molto diversificati che produrrono ingaggio e 53 casi, 53 spazi urbani che sono stati cambiati. Ogni spazio urbano può contenere diverse narrative, può permettere l'identificazione e l'incontro tra una proiezione verso lo spazio, ciò che lo spazio fa percepire, può permettere questo incontro a diversi gruppi nello stesso spazio. E la capacità di ridisegnare uno spazio unitario, una piazza, come micro campi percettivi che permettano diversi tipi di attività, a diverse età, a diversi generi, a diverse culture di provenienza, è uno dei modi per produrre quel senso di radicamento, di rootness, di sense of place, che è necessario oggi per riuscire a trasformare i vuoti in luoghi. E produrre dei luoghi significa permettere questo tipo di accoppiamento tra una proiezione specifica e una percezione, che poi la percezione è l'accoppiamento tra proiezioni e percezioni sensoriali. Quindi uno delle risposte è questa, cioè creare questi incontri e spacchettare, scomporre gli spazi unitari vuoti in micro campi percettivi, in stanze aperte. A me piace fare riferimento a questa idea di Luis Kahn, che l'architettura è una costruzione di stanze, e qui in questo caso mi piace pensarle come alla costruzione di stanze aperte, che ognuna delle quali ospita diverse attività, diversi gruppi. Questa è un po' una suggestione che metto lì sul tavolo. No, ecco, grazie, no, questa visione molto, anche da architetto, molto interessante, no? No, nel senso che molte suggestioni forse ci possono arrivare anche dai paesaggisti, dai giardinieri, dai progettisti di giardini, per esempio. Questa è una delle suggestioni, no, che... No, ecco, adesso non so quanto tempo abbiamo ancora, se l'abbiamo esaurito. Dunque, sono emerse tantissime stimolazioni. Se mi è concesso dire solo, adesso non so se volete ancora dire qualche cosa, ma... Mi sembra, cioè, sicuramente avete molte cose da dire, ma mi sembra molto interessante anche l'osservazione dello spazio pubblico come un luogo di conflitto, no? Cioè, gestire questo conflitto. No, questo è uno dei problemi che oggi hanno i nostri amministratori, per esempio, no? Poi, come che il progetto si inserisce in questo conflitto? Questo è un altro tema abbastanza caldo, secondo me, non so se nel senso che gli architetti si sono un po' disingaggiati da questo tipo di discorso, perché però, che peraltro è difficile, e però a mio avviso è proprio quello essenziale. Poi l'altro tema è lo spazio pubblico, di chi è lo spazio pubblico, perché anche questo è un altro discorso importante, nel senso che se noi diciamo che fare un'operazione di depaving, cioè trasformare l'asfalto in spazio verde, dà un beneficio a chi vive in quell'area, no? Allora cosa vuol dire? Vuol dire che chi vive in quell'area sta, io sempre mi piace la metafora un po' agricola, sta coltivando lo spazio che non è suo, perché è uno spazio pubblico, ai fini di un suo beneficio, no? Che poi si traduce in un beneficio anche più ampio, però questo è in effetti uno dei temi fondamentali, no? Che adesso interessano anche tutto il tema dei beni comuni, no? Cioè
lo spazio pubblico non è un bene comune, lo spazio pubblico è un qualche cosa per cui dei cittadini pagano le tasse perché venga riasfaltato e venga manutenuto dalla città. Quindi se io tolgo un parcheggio per inserire del verde, qualcuno può dirmi ma io avrei voluto parcheggiare la mia auto, per esempio. Allora, inserirsi all'interno di questo, che sicuramente è un conflitto, almeno per come lo vedo io, sicuramente è un tema importante, no? È un tema importante che parte da due, secondo me, almeno stesso quello che è un po' emerso da questa giornata, da due direzioni. La prima è quella dell'evidenza scientifica, che questo tipo di azioni hanno un beneficio, no? E la seconda è il tema della riappropriazione dello spazio da parte dei cittadini. Cioè quello che si diceva stamattina, che diceva la rappresentante dell'associazione, dice ma come facciamo noi a... Allora, sicuramente voi dovete esprimere una domanda in uno spazio che è uno spazio definito ma nello stesso tempo difficile da definire, no? Come diceva adesso, si diceva non siamo in un piccolo paese, un piccolo villaggio, no? Siamo nella città. La città è un sistema complesso dove esistono tante relazioni, no? Quindi la scuola, per esempio, la scuola del primaria è uno spazio che ha una dimensione di neighborhood, di quartiere. La sanità, diciamo il servizio sanitario territoriale, ha una dimensione di quartiere. Allora la domanda si esprime in quello spazio, si deve esprimere in quello spazio. E deve essere chiaro che l'offerta che viene data, cioè la risposta che viene data a questa domanda, deve essere soddisfacente. No, questo potrebbe essere uno spunto, scusate, io lo dico così in modo... Dopodiché esistono tutti i vincoli di tipo normativo, di tipo legale, di tipo politico, che ci inducono a pensare che questa prospettiva sia non così facile, no? Cioè, com'è che i cittadini del quartiere X chiedono di avere, si possono esprimere una domanda, vogliamo avere più verde. Dopodiché, dove lo troviamo questo verde? Nel caso di Barcellona si è detto benissimo, non ce l'abbiamo, abbiamo una densità pazzesca, 166 abitanti per ettaro, mi sembra, se non ho capito male, e più o meno tre volte quella di Torino, cioè Torino è sui 50 e qualcosa, insomma, su tutto il territorio. Quindi voglio dire, dove andiamo a cercarlo? Andiamo a cercarlo negli spazi che erano utilizzati prima per le automobili, no? Quindi voglio dire, tutto questo non è un processo indolore, per quanto possa essere visto in modo favorevole, perché tutti sappiamo che passeggiare in un centro storico, non so, a Gracia è molto bello perché è tutto pedonale, no? E quindi si dice, benissimo, Gracia va bene, però invece negli altri quartieri di Barcellona no, perché devo mettere l'auto. Allora, fare questo passaggio, ecco, questo è, diciamo, la sfida, no? Il challenge, no? E devo dire che i contributi che io ho sentito, poi ovviamente ci sarà poi ancora la conclusione del professore che io attendo anche con grande, del professor Maidana, insomma, sono tutti, diciamo, fanno parte di un ragionamento su questo tipo di problema, che è un problema molto complesso. Niente, a questo punto io vi ringrazio. E non è finita qua? Non è finita. Grazie. In realtà questa è la fine solo della prima parte della tavola rotonda, quindi non pensiate che sia finita qua. Vi concediamo, cioè non di meno, 5 minuti per sgranchirvi le gambe, prendere un po' d'aria fresca, quindi risvegliarvi, ma restando su questo piano, non siete assolutamente autorizzati a scendere, perché non ce n'è il tempo. Noi nel frattempo riorganizziamo lo spazio
qua sopra e poi vi diremo come ci divideremo nei gruppi di lavoro e poi avremo ancora un momento, in realtà ci concediamo ancora una mezz'ora di ragionamento con il panel sulle cose che emergeranno dal lavoro dei gruppi. Quindi 5 minuti d'aria e poi si ricomincia.